Ragazzi, il video che andrete a vedere oggi è un grande insegnamento, perché nella vita stessa non c'è niente di certo, giusto? Non si finisce mai di imparare, quindi anche nella pesca, fa parte della nostra vita, io vi dico, non si finisce mai di imparare. Perché? Amici di San Pei, buongiorno a tutti! Io mi trovo a Puerto de Rosario. Puerto de Rosario è la capitale di Fuerteventura. Fuerteventura, ragazzi, è un'isola delle Canarie. Comunque è una cittadina molto carina, cittadina, la capitale. Ci sono circa 30.000 abitanti a Puerto de Rosario. È una zona molto tranquilla, si vive molto bene, si mangia anche bene, tranquilla. È molto varia anche per quanto riguarda la mia passione, la pesca. Oggi vi porterò in un altro posto diverso. Non saprò bene come saranno le condizioni del mare, ma è bello anche scoprirle. Io, come lo sapete ragazzi, non mi alzo presto per fare delle belle pescate. Mi alzo sempre a un orario molto tranquillo. In questo momento sono 25 minuti alle 10, ho fatto colazione e poco e sono uscito di casa. E ho detto, voglio andare in un posto un po' diverso, alla scoperta, ok? Seguitemi in questo tour, vi farò conoscere Puerto de Rosario. Vai ragazzi! Troviamo ragazzi nella zona del porto. Come potete vedere è una bellissima zona, nonostante siamo vicini al porto. Questa fresca passeggiata è arricchita da tanti angoli di spazio libero. In questo spazio qui ci sono degli attrezzi per fare della sana attività fisica, perché qui ragazzi c'è un sacco di palestre all'aperto. Ragazzi, il vantaggio di essere qui a Puerto de Rosario è che anche a piedi possiamo andare a pescare tranquillamente cambiando postazione. Oggi voglio portarvi in un posto chiamato El Charco. Quindi, come potete vedere, una sana camminata, una buona attività fisica dopo una bella colazione, a piedi possiamo andare a fare un'ottima pesca. Ok ragazzi?
Bene ragazzi, sono arrivato sul posto di pesca, osservando le condizioni della marea e sono condizioni, come potete vedere tutti, di bassa marea, perché l'acqua arrivava lì a metà di quegli scogli. Ora sto cercando un posto dove mi posso mettere tranquillo e, nonostante le condizioni di bassa marea, poter pescare per vedere se riuscirò a prendere qualcosa. Ok? Vai! Osservando il fondale, vedendo che qui c'è una specie di molettino, l'acqua è leggermente più profonda, voglio provare qui, in questa zona. Vedremo come andrà a finire. Prima di montare la canna, è importante pasturare bene la zona, ok? Vediamo se arriveranno subito i pesci. Naturalmente ragazzi, io lo sapete, pescherò con il pane, ho pasturato con il pane, quindi proverò con quest'esca. Bisogna lanciare abbastanza lontano da questa scogliera perché le condizioni sono di bassa marea, quindi quando arriviamo sul posto bisogna sapersi adattare alle esigenze dello spot. Ok ragazzi? Io proverò con la bolognese, dai! Momento ragazzi, stiamo aspettando che arrivi l'alta marea per ripulire un po' queste piccole alghe che ci sono qui a riva. Per il momento non ho sentito nemmeno una beccata. Ok ragazzi, sto aspettando l'arrivo dell'alta marea. Avete visto ragazzi, stamattina c'era piena d'alghe e era bassa marea, non c'era verso pescare. Io ho detto nel frattempo vado a casa e ritorno nel pomeriggio per finire il video. Sono tornato nel pomeriggio e l'ironia della sorte è ancora molto più bassa. Guardate qua ragazzi, è sparita l'acqua. Che fortuna ragazzi. Ora vado a vedere se c'è verso trovare un altro posto, sperando che non ritiri ancora di più, se no mi porta anche il secchio d'acqua e pesco nei secchi, eh. Non avevo mai visto un abbassamento di marea così. Qui è impossibile pescare ora. Dove appoggio la roba? Poi quando ritorna la marea mi monta di sopra, ragazzi. Niente, vai, proveremo un'altra maniera. Se osservate bene, io stamattina ero andato a pescare in un posto dove so che ci sono tanti bei pesci. Sono arrivato lì e c'era bassa marea. Ho provato un po', c'era pieno di alghe. Ho detto, non è il caso, quando c'è le alghe a giro nell'acqua, rimanevano agganciate tutte alla lenza e al galleggiante. Torno a casa, sicuramente stasera c'è alta marea. Ero convinto. Sono tornato stasera, invece che bassa marea, c'era super bassissima marea. Un cefalotto ragazzi.
un piccolo cefalotto cacciatore. Sto pescando in questo piccolo laghetto che si è formato dalla bassa marea, che andando più in là, ragazzi, non c'è verso. Vai, piccolo cefalo! Ho provato laggiù al largo, ma ci sono delle onde con tutti questi scogli scoperti. Appena torna l'alta marea ci butta in terra. In attesa che arrivi l'alta marea, pesco qui. Ok, ragazzi? Ghiozzo, ragazzi, guardate qua che bel ghiozzetto. Questi, ragazzi, sarebbero pesci da light rock fishing. Ok, ragazzi, in attesa che arrivi l'alta marea abbiamo già preso un cefalotto e un ghiozzetto. Guardate bellino. Ciao ghiozzetto, ciao. Cefalo, ragazzi, guardate la boccata del cefalo, stranamente abbastanza decisa, vedete? Ok, si vede hanno molta fame. Ho visto partire il piccolo galleggiante all'inglese, guardate, piccolo galleggiante piombato di 1,5 grammi, quindi lo svolazzo è tutto libero e parte subito, è decisa la boccata in questo caso del cefalo. Vai, ci si riprova, ragazzi. Bel cefalotto, ragazzi, come tira. Avete visto, ragazzi, quella canna fissa? Guardate qua, ragazzi, che bel cefalotto. Come scivola. Niente male, ragazzi. Guardate qua. Avete visto quella canna fissa? Con un piccolo galleggiante all'inglese? Ciao, cefalotto. Avete visto, ragazzi, comodamente seduti con una canna fissa, aspettando che arrivi l'alta marea, nell'attesa per ingannare il tempo. Qualcosa si prende lo stesso, ragazzi. Cos'è qui? Guarda lì, ragazzi, un altro ghiozzo bello. Io da voi, ragazzi, che bel ghiozzetto. Vai, vai, ti rendo subito la libertà. Ciao ghiozzettino, avete visto come va? Di calma pippano anche il ghiozzo. Io sembrava quasi l'aspettasse, mi ha fatto ridere che l'ho buttato, già subito l'ha preso. Una bella becca. Avete visto, ragazzi? Un galleggiantino piombato all'inglese, uno svolazzo di circa 30 cm. Oh, vabbè.
un altro piccolo chef. Ciao Cifaletti. Guardate qua ragazzi, un gaggio d'oro. Vieni, si va subito in acqua. Ciao Cefalotto. Avete visto ragazzi? Qui ragazzi siamo senza acqua. Per me non hanno pagato la bolletta, Mi sbaglierò. Ragazzi, oggi è una pescata tragicomica. Io ho smesso di pescare perché non c'è acqua, ragazzi. L'ho buttata sullo scherzo, tanto per drammatizzare un po'. Niente, vedremo, va. Sono tornato nello stesso punto di stamattina, dove ho smesso di pescare perché c'era bassa marea. Guardate ora com'è. Che prima era bassa marea, ora è super bassa marea. Vi ricordate Aspettando Godot? Il teatro dell'assurdo? Questa è una pescata dell'assurdo, ragazzi. Un bel ghiozzo, ragazzi. Oppa. Ciao, bel ghiozzo. È ripartito tranquillo, ragazzi, è scivolato, comunque guarda, bene sott'acqua. Ragazzi, questa è veramente la pescata dell'assurdo. È così. Un bel ghiozzo, guardate qua ragazzi, ciao ghiozzetto, qui c'è tutti gli ghiozzi ragazzi. Un altro bel ghiozzo ragazzi, qui è come fare light rock fishing. Ciao bel ghiozzo. Ciao! Avete visto a ghiozzi come ti piace il pane? Un altro bel ghiozzo! Ciao ghiozzo! Guardate qua ragazzi, un ghiozzo non ha saputo resistere a un'esca artificiale. Guardate, ciao ghiozzetto, guardate l'esca che ha attaccato il ghiozzo, una piccola esca in silicone, guardate qua ragazzi, ha un po' sbrandellata. Avete visto ragazzi, incredibile, io veramente si rasenta l'assurdo. Però ero partito per pescare, ho detto, ma sicuramente arriverà. E mi ero messo lì dove c'era, diciamo, quel piccolo laghetto rimasto di acqua di mare, in attesa che arrivasse l'alta marea.
però mi sono reso conto che era una pesca dell'assurdo, tanto per ingannare il tempo. Però ragazzi, ho dovuto smettere perché la marea non è arrivata, è tutto il giorno che è bassa marea, ancora peggio. Strano, è un bel insegnamento questo, non si finisce mai di imparare. Ragazzi, se vogliamo ridere, questa è una bella occasione. Avete visto il video come è andato a finire? Questa è veramente una pesca tragicomica, oserei dire fantoziana. È veramente la pesca dell'assurdo. Comunque ragazzi, a parte questo, io ho smesso di pescare, non è arrivato. A questo punto ragazzi, vorrei salutare tutti gli amici di Sanpei che si trovano sul canale Telegram e su Facebook. Un particolare ringraziamento a tutti loro perché dai commenti che viene fatto tutti ci consigliamo. Tanti hanno trovato degli amici nella stessa città, nella stessa regione di pesca, perché erano soli, cercavano un compagno di pescare, l'hanno trovato. Impariamo tante cose, quindi ragazzi iscrivetevi agli amici di Sanpei su Telegram, su Facebook, che impariamo tante cose, ok ragazzi? Ragazzi, non perdetevi il prossimo video perché voi non avete assolutamente idea di cosa potrà accadere domani, nemmeno io, ragazzi. Vai, iscrivetevi sempre al mio canale, alla prossima volta. Yuhu! Ciao ragazzi, al prossimo video.